indicatore per capire come è alla fine strutturata un'azienda che ha a che fare con parti tecnologiche, com'è, e comprendere qual è, ad esempio, la frequenza di rilascio del software in produzione. Perché quello lì è un ottimo indicatore per capire tutta una serie di altri punti, ad esempio il cosiddetto lead time, cioè il tempo che intercorre dal momento in cui, dato business, viene fatta una richiesta, al momento in cui quella richiesta si trasforma in codice funzionante in produzione. Così come anche qual è il tempo medio per intervenire e sistemare un qualche tipo di problema in produzione, o anche il tempo che serve per, anche qui, effettuare modifiche a ciò che è già esistente. Quindi con quel tipo di misura noi riusciamo a capire tutta una serie di punti che poi è necessario eventualmente modificare. Allora, ad esempio, Amazon Web Services. Questo tipo di azienda che è in grado di, anche potenzialmente, non per forza, ma può essere in grado di rilasciare anche più volte al giorno software funzionante con tutta una serie di criteri, viene chiamata da loro azienda ad alta frequenza, che è quell'azienda per la quale le performance del reparto tech, delle persone, delle applicazioni, eccetera, riescono a dare un impatto positivo importante per il business. Infatti, noi qui oggi parliamo di cose tecniche, alcuni di voi non sono tecnici, non sono figure che hanno magari una comprensione piena di certi argomenti, ma in realtà è soprattutto interesse poi di chi non è tecnico dalla parte business, essere sicuro che certe cose ci siano e funzionino in un certo modo, perché hanno un impatto importante. In realtà tutta l'attività che facciamo non è semplicemente una discussione tra persone tecniche, ma è ciò che consente di abilitare o sbloccare una parte tecnica in funzione di ciò che serve al business, fondamentalmente. Quindi questo qui è un po' a livello alto il senso di tutto ciò.